Una giornata che vuole ricordare il passato in modo da proteggere il futuro attraverso la memoria. Fano vuole rendere omaggio al Milite Ignoto, a cui il sindaco Seri domani, giovedì 4 novembre, assegnerà la cittadinanza onoraria in occasione dei 100 anni dalla traslazione all'Altare della Patria. Dopo la Prima Guerra Mondiale, le nazioni che avevano partecipato vollero onorare i sacrifici e gli eroismi delle collettività nella salma di un anonimo combattente caduto con le armi in pugno. L'appuntamento è organizzato dall'amministrazione comunale con la collaborazione dell'Associazione Marinai d'Italia, dell'Associazione Nazionale Carabinieri e il Polo 3 di Fano. Questa è la giornata, diciamo così, conclusiva di un fenomeno storico che comincia praticamente nel 1820 con i primi moti per i moti costituzionali. Attraverso poi le guerre di risorgimento possiamo considerare che la Prima Guerra Mondiale è la conclusione del risorgimento e la tumulazione del Milite Ignoto è proprio l'atto conclusivo di questo lungo fenomeno che ci ha portato alla unità geografica e politica del nostro paese. Quindi significato importante non soltanto per l'escurso storico ma anche per il fatto che in questi 100 anni si è costituita una coscienza che diventa sempre più nazionale e sempre più condivisa. Un programma, quello del 4 novembre, che vede due momenti differenti. Il primo alle ore 9 alla Darsena Borghese con la cerimonia della bandiera a mezz'asta e la deposizione di una corona d'alloro al monumento dei caduti di tutte le guerre in via Buozzi. Il secondo appuntamento invece alle ore 17 alla Sala Verdi del Teatro di Fano con letture, proiezioni di docufilm, omaggi musicali e approfondimenti. A conclusione la consegna della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Un'occasione per rileggere la storia che è fondamentale anche per le scelte del futuro, è un'occasione per coinvolgere i giovani con una prospettiva verso la società che cambia ma che deve avere sempre saldi principi e saldi valori. E c'è anche un gesto simbolico che è la consegna della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Perché come amministrazione abbiamo voluto aderire proprio per dare questo forte valore a questo momento, che è una celebrazione ma è anche un momento di grande riflessione. È il sentimento che rappresenta un po' il sentimento del paese ma anche di tante comunità come la nostra, perché non dobbiamo dimenticare che quei giovani che sono morti sono un po' i nostri fratellini che non sono mai tornati a casa, sono quei fratellini che non hanno potuto vivere un futuro ma col loro sacrificio hanno fatto vivere un futuro di un paese splendido come il nostro.